Continuano le fibrillazioni in Consiglio Comunale a Bagheria. Ignazio Scardina, già uniamo Bagheria e Biagio Dagati, già siamo per la città, hanno formalizzato la costituzione di un nuovo gruppo consiliare dei Fratelli d'Italia. Il nuovo gruppo, affermano i due consiglieri dei Fratelli d'Italia, farà parte della minoranza consiliare e lavorerà per la realizzazione di un percorso politico alternativo all'attuale amministrazione. Il senatore Raul Russo, coordinatore provinciale, il responsabile degli enti locali Brigida Alaimo e l'onorevole Marco Intravaia esprimono grande soddisfazione e augurano buon lavoro ai consiglieri Scardini e Dagati. Garantire la potabilità dell'acqua al rubinetto a tutti i cittadini è quanto prevede il nuovo decreto sulla qualità delle acque per il consumo umano. È stato ribadito stamani al giardino d'inverno di Villa Filangieri a Santa Flavia, dove si è svolto un convegno organizzato dall'Ordine Interprovinciale dei Chimici e Fisici della Sicilia. Al convegno hanno preso parte Diego Messana dell'ASP di Palermo, Antonio Criminisi del Servizio Approvvigionamento e Distribuzione Idrica dell'AMAP, il responsabile dell'autorità di bacino Leonardo Santoro e il responsabile assicurazione qualità alla fonte Vincenzo Lugo. Ad accogliere i partecipanti il sindaco Giuseppe D'Agostino, il presidente del Consiglio Comunale Daniele Marino e altri componenti dell'amministrazione comunale flavese. Presidente Nicolì, questo decreto nuovo sulla potabilità delle acque cosa prevede? Ma è un decreto di fondamentale importanza per tutti, per il cittadino. Una delle cose fondamentali è che l'acqua deve essere monitorata e controllata e deve essere garantita a tutti una solubilità e una acqua sempre più pura, sempre più conforme agli standard qualitativi. Queste le condizioni, ma cosa bisogna fare? Perché fino ad ora, insomma, nella zona tutte le persone comprano l'acqua da bere, cioè non attingono direttamente alla rete. Il nuovo decreto è di fondamentale importanza perché deve garantire l'acqua salubre al rubinetto, non solo, ma l'equo. Questo nuovo decreto prevede, tra l'altro, che la distribuzione dell'acqua deve essere gratuita per tutti, non soltanto, ma anche un controllo alle fontane, un controllo in tutti i punti al rubinetto, mentre prima era un controllo previsto al punto di consegna, oggi la garanzia della conformità delle acque deve essere proprio al punto finale. Per garantire la salubrità delle acque occorre la collaborazione delle amministrazioni comunali che debbono vigilare sulla potabilità. L'acqua inoltre deve essere gratuita e garantita a tutti i cittadini, senza nessun aggravio per le loro tasche. D'Agostino, come può intervenire l'amministrazione comunale nella tutela delle acque, un bene così prezioso? Intanto mettendosi a disposizione per chi come oggi sta organizzando questo convegno importantissimo sulle acque. Altra cosa è assieme alle strutture idonee monitorare il tutto, mi riferisco ad AMAP, Ordine dei Biologi, gli ordini competenti spetta il controllo di queste acque. È un tema importantissimo, appunto oggi si sta parlando di questo nuovo decreto, quindi diciamo, lo stiamo apprendendo in questo momento. Mauro Visconti, titolare della cattedra di direzione di coro e composizione corale, dal prossimo 1 novembre sarà il nuovo direttore del Conservatorio Antonio Scarlatti di Palermo. Visconti succede a Daniele Ficola che quest'anno andrà in pensione. Le elezioni, indette dal presidente del Conservatorio Giovanni Angileri, si sono svolte giovedì scorso. Il direttore è stato eletto come da statuto dai docenti dell'istituto che hanno espresso 89 preferenze su 160 aventi diritto al voto, i presenti erano 151. Mi appresto a ricoprire questo prestigioso incarico, dichiara il maestro Visconti con spirito di servizio. Ai colleghi rivolgo il mio sentito grazie per aver sostenuto il mio progetto. Lavoreremo insieme per il bene della nostra istituzione, con uno sguardo attento e amorevole verso gli studenti. Perché noi ci siamo per loro ed è questo il monito che orienterà il nostro percorso. Don Pino, figlio carissimo, oggi ti viene consegnato l'abito che fratel Biagio Conte ha scelto di indossare come segno di donazione totale a Dio e agli ultimi, facendosi loro compagno di viaggio per testimoniare dinanzi al mondo la sua scelta di vita e la gioia del Vangelo, perla più preziosa di ogni altra. Lo ha dichiarato con queste parole l'arcivescovo Monsignor Corrado Lorefice, che ha consegnato a padre Pino Vitrano, primo collaboratore di Biagio Conte, il saio verde che indossava il missionario laico, fondatore della missione Speranza e Carità.
Il rito si è svolto nella chiesa di tutti i popoli in via Decollati, a distanza di 30 anni da quel 5 maggio del 1993, quando il cardinale Salvatore Pappalardo, con un rito simile, consegnava l'abito a Biagio Conte. Orchestra, performance teatrali, esibizioni canore, danza, premiazioni, ospiti illustri, laboratori nelle aule e tantissimo entusiasmo per la partecipazione degli studenti del liceo classico Francesco Scaduto, che anche quest'anno partecipa alla nona edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico. A Bagheria il tema sarà terre, territori, esperienze, rappresentazioni, radici, archeologia, elementi, un acronimo nel quale confluiscono due direttrici, da una parte la terra intesa come oikoumenene, la terra da abitare e da rispettare, dall'altra la terra come madre, le nostre radici, e da lì lo strappo, le migrazioni, il distacco, in sintesi la nostra storia. Al liceo questo è l'appuntamento più importante dell'anno? Sì, uno dei più belli diciamo anche. Perché? Perché si ha la possibilità anche di visitare la scuola, di vedere la struttura, vedere i ponne che si fanno all'anno e quindi è una grande possibilità anche e si diverte soprattutto. Una giornata all'insegna degli amici a quattro zampe del divertimento domani domenica 7 maggio a partire dalle ore 9 nella villa comunale di Termini Merese Nicolò Palmeri. Torna Espo Canina, la mostra cinofila amatoriale per cani di razza e meticci. Il raduno degli appassionati cinofili, famiglie, comitivi accompagnati dai propri amici a quattro zampe per trascorrere una giornata tra natura e divertimento. Il programma prevede l'alternarsi di momenti ludici per coloro che parteciperanno fino alla gran finale del Best Show.